Bentrovati a questo appuntamento con il sabato del convento, un appuntamento nella prima parte riassuntivo di quelli che sono stati gli eventi più importanti, momenti anche di semplice devozione vissuti nei luoghi di Padre Pio in questi ultimi 7 giorni, ma anche un appuntamento dedicato all'approfondimento di alcune tematiche che si ricollegano comunque alla realtà di San Giovanni Rotondo e soprattutto all'insegnamento di San Pio da Pietrelcina. In questa puntata parliamo della ripresa di un campione dello sport italiano, Stefano Tacconi, portiere, ex portiere della nazionale italiana di calcio e della Juventus, e della scelta di San Giovanni Rotondo per seguire un percorso di terapie, una scelta che è stata dettata soprattutto dalla profonda devozione che tutta la famiglia Tacconi nutre verso Padre Pio. Quando nell'agosto del 2019 l'ex portiere visitò i piccoli ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza, rivelò: "Non ho conosciuto personalmente Padre Pio, ma ho incontrato Fra Modestino diversi anni fa. Ci ha illustrato la storia e la vita del santo, raccontandoci gli aneddoti dei combattimenti col diavolo nella sua cella e facendoci visitare la chiesa antica del santuario. Mia moglie è devota a Padre Pio, in casa nostra è molto presente. Io ce l'ho sempre con me, nel mio cuore. E ospite nei nostri studi sarà proprio Laura Speranza, moglie di Stefano Tacconi, che ci racconterà appunto questo percorso di fede, ma soprattutto questo percorso di riabilitazione qui a San Giovanni Rotondo dopo un momento davvero difficile. Ed ancora, nell'ambito del nostro programma, parleremo della storia di Maria Chiara Ursino, autrice di un libro testimonianza dedicato al tema della disabilità. Quella di Maria Chiara è una storia di libertà, trova Dio nascosto nel dolore e sperimenta che sotto la croce si impara ad amare, come diceva San Pio da Pietrelcina. E quando il peso del giogo diventa sovrappeso, con la grazia di Dio e non senza fatica, impara a perdonare il medico che le ha sbagliato l'intervento. Ascolteremo, ecco, dalle sue parole questa storia così delicata. Ma come vi dicevo, vogliamo ora riassumere un po' le notizie più importanti, gli eventi più importanti di questa settimana, che vedono tra l'altro la notizia della nomina del nuovo rettore, del nuovo guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. Vediamo questo servizio. Sono due ex missionari in terra d'Africa i nuovi responsabili della vita fraterna e dell'attività pastorale del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo per il triennio 2023-2026. Con la lettera circolare del 16 luglio scorso, il ministro provinciale Fra Francesco Di Leo ha comunicato i nomi del nuovo guardiano e del nuovo rettore del santuario, da lui scelti insieme ai consiglieri provinciali. Si tratta rispettivamente di Fra Rinaldo Totaro e di Fra Aldo Broccato, entrambi da Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. Il guardiano del convento dei frati minori cappuccini, Fra Rinaldo Totaro, è nato il 17 agosto 1947. Ha indossato il saio il 1 ottobre del 1963 ad Alessano, in provincia di Lecce, dove a distanza di un anno ha emesso la professione temporanea. Ha confermato in perpetuo l'adesione ai consigli evangelici il 19 marzo 1971 a Campobasso. Dopo l'ordinazione sacerdotale, ricevuta il 12 marzo 1972 nella nuova chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo dall'arcivescovo di Manfredonia, Monsignor Valentino Vailati, nel 1973 ha iniziato un'esperienza missionaria nella diocesi di Moundou, in Chad, interrotta dopo 4 anni per motivi di salute, che lo hanno costretto a rientrare in Italia per curarsi. Ha quindi dedicato gran parte del suo successivo ministero sacerdotale alle nuove generazioni. Tra gli incarichi più importanti a San Giovanni Rotondo è stato direttore della casa di accoglienza Maria Pile,
addetto alla pastorale giovanile e successivamente vice segretario provinciale del servizio di animazione vocazionale. A San Marco Lacatola, sempre in provincia di Foggia, ha svolto il compito di direttore della casa di preghiera e di accoglienza, ha diretto il seminario serafico a Sant'Elia Pianisi e a Montefusco, in provincia di Avellino, è stato vice maestro dei novizi e guardiano del convento di Morano Calabro, in provincia di Cosenza. Il rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie, Fraldo Broccato, è nato il 10 gennaio 1958. Ha vestito l'abito cappuccino il 3 ottobre 1974 a Morcone, in provincia di Benevento, dove, dopo un anno, ha promesso temporaneamente di vivere in castità, obbedienza e senza nulla di proprio, confermando il proposito in perpetuo il 2 ottobre 1981 nella Basilica Vaticana di San Pietro. Il 17 luglio 1983 è stato ordinato sacerdote nella chiesa conventuale del suo paese di origine dall'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Pietro Santoro. Ha trascorso 5 anni del suo ministero come missionario in Chad. Successivamente ha svolto gli incarichi di guardiano del convento e maestro dei postnovizi a Campobasso, quindi di vicario provinciale, guardiano del convento di Termoli e responsabile provinciale dell'animazione vocazionale, prima di essere eletto ministro provinciale nel luglio del 2004 e rieletto nel 2007. Durante l'ultimo triennio è stato anche presidente della Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini. Al termine dei 6 anni di provincialato ha svolto i compiti di guardiano del convento di Isernia, di parroco a Sant'Elia Pianisi, di segretario nazionale della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, di economo provinciale e di rappresentante legale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dei frati minori cappuccini. Ha avuto e continua a mantenere l'incarico di vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. Fra Rinaldo e Fra Aldo sono entrambi consiglieri provinciali per l'attuale triennio. Questa settimana nel convento di San Giovanni Rotondo sono arrivati tra i diversi gruppi internazionali anche dal Cile, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca e dall'Austria. Giovedì mattina nella chiesa di San Pio ha celebrato Monsignor Giacomo Cirulli. Nato a Cerignola nel 1952, laureato in medicina alla Federico II di Napoli, nel 2001 da parroco ad Ortanova in provincia di Foggia svolse attività di esorcista della diocesi. 14 anni dopo divenne primo coordinatore degli esorcisti di Puglia. Torna in Campania nel 2017, quando Papa Francesco lo nomina vescovo della diocesi di Teano Calvi. Il 26 febbraio del 2021 diventa pastore anche di Alife Caiazzo, fino ad arrivare all'ultima nomina a Sessa Aurunca. Poco fa abbiamo parlato di San Pio, no? E io ho messo in rilievo insieme a padre Fra Pasquale un momento difficilissimo della vita di San Pio, difficilissimo. Un momento inaspettato, un momento che è durato. E non solo una volta, però la seconda volta in maniera molto molto forte, in cui è stato messo in discussione tutto, tutta la sua vita. Ed è stata messa in discussione da chi? Non dai mass media, dai siti online, no? Oppure dai potenti di questo mondo, no? È stato messo in discussione nella Chiesa e dalla Chiesa stessa. E lui ha vissuto, credendo che Dio è sempre con noi e non ci abbandona mai. Che bell'esempio, eh? È stato messo in discussione tutto, la sua sincerità, la verità della sua vita, tutto quello che lui aveva vissuto. Ecco, San Pio l'ha vissuto, questo momento. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, l'ha detta.
questa frase come l'ha detta Gesù sicuramente. Mi affido nelle tue mani. Eccellenza, qui a San Giovanni Rotondo per attingere alla fonte spirituale di Padre Pio. Sono qui con il gruppo dei seminaristi delle diocesi di Tiano Calvi, Alife, Caiazzo e Sessaulunca, che adesso sono unite in persona episcopi, nella mia persona, e dei diaconi, seminaristi che stanno concludendo il loro cammino, e i sacerdoti più giovani che ho ordinato alcuni quest'anno e i responsabili della pastorale vocazionale come per loro, per i seminaristi. Siamo qui perché sono alcuni giorni che siamo ospiti alla casa del pellegrino di San Michele, di Monte Sant'Angelo, quindi siamo lì presso la grotta, siamo venuti qui, siamo stati a Santa Maria di Pulsano, ecco il Gargano Sacro insieme con i nostri ragazzi, un momento così di serenità e di pace del Vescovo insieme ai suoi seminaristi. Affidandoli alla preghiera di San Pio da Pietrelcina. Di San Michele, di San Pio, certamente della Vergine Santa. Venerdì 21 luglio, nell'infermeria provinciale, Sorella Morte ha chiamato a sé Fra Eugenio De Girolamo, missionario cappuccino nato a Serra Capriola, in provincia di Foggia, nel 1935 e ordinato sacerdote nel 1960. Padre Eugenio, per lungo tempo e con entusiasmo, ha servito e animato l'impegno missionario della provincia, seguendo in ogni aspetto i bisogni dell'apostolato in Chad Centrafrica, assicurando il necessario, coinvolgendo uomini e donne di buona volontà, prendendosi cura di ciascun missionario anche nei periodi che trascorrevano al di fuori del territorio africano. Bene, dopo questo servizio vogliamo entrare nel pieno di quello che sarà il contenuto del nostro programma odierno e lo faremo subito dopo una breve pausa per incontrare un ospite in studio che ci parlerà di una storia di sport e devozione e anche di recupero dalla malattia. A dopo. E come vi dicevo, torniamo in studio per parlare di una storia che per noi sta diventando ogni giorno più bella, innanzitutto per i risultati che si stanno avendo, positivi, e ci fa piacere sottolineare questo, ma anche perché vogliamo unire alla storia di un campione dello sport italiano la storia di devozione verso Padre Pio che unisce tutta la famiglia. Noi abbiamo con noi Laura Speranza, moglie di Stefano Tacconi. Benvenuta. Buongiorno, tra noi. Grazie, ecco, grande piacere. Dicevamo appunto della felicità di questi giorni in cui si notano dei miglioramenti, ma raccontiamo ai nostri amici telespettatori cosa è successo, facciamo un passo indietro di qualche anno e come mai Stefano Tacconi, ormai da un mese, è qui a San Giovanni Rotondo presso Casa Sollievo della Sofferenza. Sì, risale appunto a una storia veramente indietro nel passato, per questa grande devozione che abbiamo sempre avuto noi, io, Stefano, tutta la mia famiglia per Padre Pio, veramente importante, e poi per la presenza di Stefano a San Giovanni Rotondo. E veniva appunto per quanto riguarda per degli eventi, per delle partite, e per in ospedale appunto, per fare visita, c'è sempre stato veramente un grande legame. Legato alla nostra realtà. Tra l'altro ricordiamo appunto che in queste occasioni legate ad eventi sportivi come ad esempio l'inaugurazione di campi di calcetto proprio qui a San Giovanni Rotondo, la visita in ospedale a poliambulatorio, i bambini della pediatria oncologica, quindi ha unito, abbiamo anche delle foto che riguardano questi eventi, ha unito sempre questo suo essere testimone dello sport anche ad occasioni di beneficenza e vicinanza nei confronti dei più deboli e in difficoltà. Sì.
Per Stefano è sempre stato importante questo, unire lo sport, ma anche proprio fin da giovane, fin da ragazzo, fin dai primi esordi della sua carriera, unire sì lo sport e l'importanza di andare avanti nello sport, ma unirlo appunto anche per stare vicino alle persone, ai bambini, insomma, nella maniera anche più semplice, però veramente essenziale. Era l'agosto del 2019 quando appunto c'erano questi momenti così di festa attorno ai bambini della pediatria oncologica, sì. Momenti di sport e soprattutto con la testimonianza di Stefano Tacconi. Agosto del 2023 Stefano Tacconi è qui a San Giovanni Rotondo, come dicevamo, presso Casa Sollievo della Sofferenza, ma per altri motivi che in questo momento ci lasciano supporre ecco, un esito positivo di quello che sta vivendo. Ma tornando indietro nel tempo, cosa è successo a Stefano qualche anno fa? È successo appunto il 23 aprile del 2022, tra l'altro giorno del mio compleanno, e lui era ad Assi per una serata benefica per quanto riguarda appunto le figurine e la sera prima. Stava bene, effettivamente. Il 23 aprile si è alzato con un forte mal di testa, direi sempre più forte, sempre più devastante, per poi arrivare purtroppo a un'emorragia cerebrale, un aneurisma cerebrale. Quindi, insomma, da lì è scattato, meno male che era con mio figlio Andrea il Grande, che subito l'ha soccorso, immediato l'ambulanza, ha avuto proprio la fortuna di trovare i medici giusti in quel momento, l'ospedale giusto, i tempi giusti, e quindi diciamo che le prime ore sono state veramente difficilissime, non solo le prime ore, ma il primo mese, perché comunque era veramente in pericolo di vita. E da lì appunto si è unita proprio scienza e fede, e la scienza appunto perché c'erano dei dottori appunto validissimi dove veramente gli hanno salvato la vita, la fede perché veramente se prima pregavamo sempre Padre Pio, da quel momento è stato per noi importantissimo, importantissimo. Ecco l'importanza di un intervento incredibile. Di un intervento immediato da parte dei sanitari, ma anche e soprattutto questa forza derivante sì. dalla fede, sì. Anche dalla devozione stessa nei confronti di Padre Pio. Ecco, ma come Padre Pio è entrato nella vostra vita? Forse lo era già in precedenza? Lo era già in precedenza da tanti anni, in maniera molto naturale, non con un evento particolare, in maniera, non so, averlo nel cuore e sentirlo, cuore e mente, e parlarci e quando, nei momenti belli e brutti, ringraziare nei belli e chiedere aiuto nei brutti. Ecco perché appunto in quel momento, in quel famoso 23 aprile del 2022, abbiamo pregato tantissimo Padre Pio, abbiamo avuto un grande sostegno da San Giovanni Rotondo, perché noi eravamo appunto lui ad Alessandria in quel momento. Però da qua c'è sempre stata una grande presenza, Padre Carlo con le sue preghiere, io ogni notte andavo a letto sentendo le preghiere di Padre Carlo e mi dava una forza, cioè, sì vedremo, insomma superiamo anche questa notte, riusciamo a superarla. Vedevamo la mattina, avevamo sempre la carica in più e così abbiamo superato il primo mese, il secondo mese, dove Stefano appunto faceva piccoli miglioramenti ma significativi, e per poi arrivare a tutto un percorso difficile, molto difficile, perché poi ci sono state altre operazioni poi in futuro. E Alessandra, poi siamo passati appunto a Milano, l'abbiamo avvicinato a casa e poi incredibilmente qua a San Giovanni Rotondo. Ecco, una scelta che vi fa stare sereni principalmente dal sì. punto di vista della situazione che sta vivendo certo. Stefano, perché sicuramente è in buonissime mani, buonissime ma mani. Essendo più vicini a Padre Pio vi sentite proprio protetti per certi esattamente. Aspetti. Esattamente, in ospedale abbiamo sentito un calore umano incredibile, dalla gente, dai pazienti, dai dottori, dalle fisioterapisti meravigliosi, e lavora molto, lavora la mattina, lavora il pomeriggio, ogni tanto lì è un po' pigro, allora quindi va sfronato, va sfronato, e però veramente si vedono veramente i miglioramenti. E per me andare in ospedale da lui tutti i giorni, uscire, passare dalla chiesa e andare sempre a ringraziare Padre Pio e poi tornarmene a casa, per me ogni giorno è una forza in più. E fin dall'inizio, quando ancora Stefano era appunto ad Alessandria che stava male, dicevo io prego veramente che ci possa essere un giorno che lui migliora quel pochino per arrivare lì, e ce l'abbiamo fatta, insomma siamo qua. Ecco, cosa si prevede? Ovviamente il cammino è ancora abbastanza lungo.
ci sono segni di miglioramento, ovviamente certo, anche certo. L'aspetto psicologico di Stefano sta aiutando, perché in una situazione in cui si trova a suo agio sicuramente questo aiuto. Ma quanto tempo si prevede per quanto riguarda la sua permanenza almeno qui a San Giovanni? Certo, allora inizialmente si parlava a settembre, poi ovviamente mano a mano che andiamo avanti vediamo un po' i miglioramenti, vediamo insomma se c'è qualche passettino indietro, un avanti, bisogna vedere un po' anche i dottori ovviamente cosa decideranno. E, appunto, come dicevo, i miglioramenti ci sono, quindi abbiamo appunto parlato sia con il primario che con i dottori, più fisioterapia fa meglio è. E, insomma, la fisioterapia farà parte proprio della sua vita, perché deve veramente lavorare. Lui dice, caspita, quando mi allenavo nella Juve mi allenavo meno di ora, ogni tanto c'ho anche male alle gambe, però effettivamente più lavora e più si vedono i risultati, quindi lui dovrà lavorare qua, dovrà lavorare poi a Milano quando ritorneremo a casa, insomma sarà così anche per il futuro. Abbiamo parlato di questo rapporto con Padre Pio, con i frati Cappuccini, tra l'altro abbiamo visto, o vedremo anche delle immagini, delle foto appunto relative a questi incontri in occasione di momenti di beneficenza a cui ha partecipato Stefano Tacconi con Padre Carlo, appunto, che poi è entrato nella vostra vita anche e soprattutto certo. attraverso la preghiera. Certo. Ecco, vediamo appunto, queste sono le immagini relative all'inaugurazione di questi campetti di calcio alla quale era presente anche Stefano Tacconi, ecco. Ma anche la figura bella, ci piace ricordarla ancora una volta qui nei nostri studi, di Padre Marciano Morra, un frate cappuccino che davvero ha lasciato il segno, un insegnamento importante anche a noi della famiglia di Padre Pio TV. Ecco la foto con Stefano Tacconi, foto è Padre Marciano Morra. Ecco, questo sicuramente, questa circostanza sarà occasione per approfondire ulteriormente, immagino, la spiritualità di Padre Pio e rafforzare questo legame con il santo stigmatizzato. Dicevo appunto di questo passaggio quasi obbligato la mattina nel tragitto per andare in ospedale. Sempre per ringraziare. Ecco, quali sono le sensazioni, qual è lo spirito con il quale sta vivendo lei come moglie questa situazione? Come moglie, come appunto mamma di miei ragazzi, che fin dall'inizio, quando è successo appunto questa cosa, ho parlato con i miei ragazzi e ho detto ora il papà è la priorità. Insomma, noi adesso scendiamo di un gradino e dobbiamo stare sempre vicino a lui, e così abbiamo fatto. E, insomma, la vicinanza è stata veramente fondamentale per noi, ma soprattutto per lui. E poi il pensiero di dire, insomma, quando Stefano veniva qui nel passato per appunto questi eventi benefici, veniva lui e serviva un po' la sua presenza. Ora noi serve la presenza di tutti voi, di Padre Pio, di dell'ospedale, della chiesa, di San Giovanni Rotondo, questa unione, questa forza, questo calore che abbiamo sentito, ma proprio dalla gente comune che passa in camera da Stefano, porta la statuetta di Padre Pio, il giorno dopo la mozzarella di bufala, e poi ci raccontano anche le loro esperienze di vita, di sofferenza, perché ovviamente se sono in ospedale è un passato già stato, e quindi per noi è stato importante quello. Ed è bello sottolineare un altro aspetto che mi raccontava a telecamere spente prima di iniziare questo nostro momento, ecco, di dialogo. Stefano è presente in ospedale all'interno di una camera con altri degenti. Ecco, questa è una cosa particolare, proprio perché in passato era abituato ad avere posti riservati solo per lui. Esatto, sì. Scelta anche sua. Certo, è stato da solo sia ad Alessandria che poi appunto a Milano, e, perché appunto si pensava inizialmente fosse per lui meglio stare da solo, ma era anche un po' lui che si rintanava, forse dovuto un po' anche un po' in quel momento un po' di difficoltà per lui, preferiva stare solo. Invece qui la decisione appunto di stare con un'altra persona in camera è stato per lui importantissimo, perché parla con questa persona, condivide le cose, insomma è importante la presenza, una compagnia. Ecco, un aspetto di relazione umana che sicuramente contribuisce a questo percorso che speriamo possa durare il meno possibile per farlo tornare ad una vita autonoma e sicuramente più,
più serena. Ecco, già tanto quello che stiamo raccontando, certo, adesso, e ci fa, certo, piacere poterlo sottolineare. Ora ovviamente il nostro spazio finisce qui. L'augurio è quello di ritrovarci a breve per parlare di ulteriori miglioramenti, certo, e magari per incontrare lo stesso Stefano qui nei nostri studi. Magari la prossima volta a star seduto qua sarà lui insieme per raccontare. A lei. Benissimo, grazie davvero di cuore per questa sua testimonianza. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi volteremo pagina e parleremo in collegamento con l'autrice di un libro dedicato alla disabilità. E partiremo da una frase di Padre Pio che voglio condividere anche in questi ultimi secondi con Laura. Sotto la croce si impara ad amare. Una frase che Padre Pio ci ha lasciato in eredità e sulla quale meditiamo sempre, soprattutto in relazione a momenti di difficoltà che trovano un senso attraverso appunto la croce di Cristo. Breve pausa e poi di nuovo insieme. Ed ora in questa terza parte vogliamo parlare di un libro che ci narra di una testimonianza dedicato al tema della disabilità. Quello di Chiara è un libro, Maria Chiara Ursino, dedicato a questo tema che parte da una frase, come vi dicevo poc'anzi, legata alla nostra realtà, a Padre Pio, da Pietrelcina. Sotto la croce si impara ad amare. E da qui appunto, con la mano nella tua camminerò, la propria disabilità, un dono per gli altri, il titolo del libro Testimonianza di Maria Chiara Ursino, che abbiamo in collegamento e che salutiamo ringraziandola per la disponibilità. Benvenuta tra noi. Buongiorno e grazie a voi. Ecco, grazie a voi per l'invito. Diciamo del tema della disabilità, ma facciamo un passo indietro anche in questo caso, raccontando ciò che sta dietro questo lavoro. Ecco, perché scrive un libro? Qual è il percorso, il cammino che ha iniziato nella sua vita? Ok, diciamo che scrivere di me non era, diciamo, nei miei programmi, ma sappiamo bene che il Signore, quando vuole qualcosa per sé, te lo fa capire in diversi modi e usa anche le persone, no? E praticamente mi è stato sempre proposto di scrivere di me, ma in realtà io non trovavo niente di così, diciamo, eclatante, importante da poter raccontare, se non la presenza di Dio nella mia vita quotidiana, nella mia disabilità. E allora a un certo momento mi è stato riproposto, e allora con la dovuta, diciamo, riservatezza nel cuore ho parlato con il mio direttore spirituale, il che abbiamo capito insieme che era arrivato il momento per scrivere quanto Dio ha operato in me piuttosto che di me. E allora ho accolto questa volontà, sapendo che rientrava appunto nella volontà di Dio, perché io preferisco e amo rimanere nella volontà di Dio. Certo. E quindi poi così ho prestato la mia mano a Lui, ecco. Trovando Dio nascosto, come si legge nella presentazione di questo lavoro, trovando Dio nascosto nel dolore, sperimentando appunto che sotto la croce si impara ad amare. Ecco, un cammino vissuto nella disabilità, ma con il cuore rafforzato da una fede profonda. Beh, sì, assolutamente, ma questo non è un qualcosa che accade subito, diciamo, no? È un percorso che fa la persona che si trova a vivere il dolore, ecco. Almeno io personalmente ho deciso di cosa farne, ecco, ho deciso di viverlo bene, per grazia di Dio mi è stato concesso questo grande dono di viverlo nella sua grazia e quindi scoprire così la sua bellezza e dire che, ecco, posso dire che lui è con me e ha già vinto per me, in questo senso. Ecco, quindi testimoniare questa gioia. Ovviamente è un percorso assolutamente personale. Come? Testimoniando questa gioia nel cuore, sicuramente. Sì, senza dubbio.
Ecco, senza dubbio. cosa viene raccontato nel libro? Tutto il cammino che ha portato alla disabilità, al modo in cui è stata vissuta, appunto Allora, come testimoniale. praticamente, no, nel libro ho iniziato molto fin dall'inizio, insomma, da quando sono nata fino ad adesso, diciamo, ecco. Poi ho spiegato come ho incontrato Gesù nel dolore, ecco, sì, questo, sì. Ecco, in questo percorso, in questo cammino, non può mancare la figura di riferimento di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, come ha influito nella sua vita la presenza di Padre Pio anche prima, ovviamente, della stesura di questo libro? E Padre Pio, insomma, le sue parole, le sue perle sono state per me, ecco, compagne di vita, la sua stessa, insomma, il suo stesso carisma è stato il mio compagno, ecco. E quindi mi accompagna costantemente, lo fa quotidianamente. E in questo caso è bello poter sottolineare un aspetto che rende appunto questo lavoro ancora più importante quando si affronta dal punto di vista della fede. Leggo ancora questo atteggiamento dell'imparare a perdonare anche soprattutto dal punto di vista umano di fronte ad un errore che causa comunque dei problemi nella propria vita. Ecco, questo è uno dei frutti principali di questo percorso di fede. Sì, il perdono ovviamente è un percorso che si attiva nel momento in cui si decide di accogliere la persona che sbaglia. Ecco, io l'ho fatto, ma l'ho potuto fare solo per la grazia di Dio. Sicuramente non è umano. È una scelta che mi ha permesso di vivere bene, di continuare il mio percorso di vita, nonostante queste difficoltà che si sono presentate e che si sono aggiunte a quelle che già avevo. Ecco. Ecco, Sì. quando, in quale momento della sua vita, ci sono state queste ulteriori difficoltà? In quale momento? Come anno? Come anno? Sì, anche come Dal anno, ovviamente. 2009, dal 2009, sì. E quindi ha vissuto. L'aggiunta è stata. Prego, prego. Come? Prego, può Dico, continuare, scusa. l'aggiunta è avvenuta nel 2009, però diciamo io ho lottato dall'inizio per vivere, perché ho avuto un'asfissia cerebrale dovuta a un parto già millare. Siamo nati di 7 mesi. Quindi siamo stati praticamente messi nella stessa incubatrice, per cui io ho portato gravi danni neurologici. Però anche qui Dio ha scommesso su di me, mi ha voluto nonostante tutto, perché poteva, ecco, la sua mano potente ha mitigato i danni, perché poteva essere molto, molto peggio. Quindi credo che lui ha operato bene insieme alla Vergine Maria e ai santi. E Ecco, proprio quello di che questo ci. ne ho certezza assoluta, quotidiana e annuale, si può dire, quando vado a fare i controlli periodici. È una testimonianza questa che notiamo anche dalla gioia che esprime nel raccontare questa situazione che così può sembrare assolutamente leggera, ma che nasconde davvero un cammino di dolore molto molto profondo, ma vissuto attraverso la fede anche nella solarità del sorriso che ci sta regalando quest'oggi. E soprattutto faceva riferimento a questa mano che ritroviamo nel titolo del libro stesso, con la mano. Nella tua Sì. camminerò. Ecco, la mano di Dio. Sì, non solo, perché è vero, la mano di Dio, senza dubbio, però questo mi ha fatto comprendere, insomma, la mia disabilità, l'importanza del mio prossimo, no? E che Dio si manifesta proprio attraverso il mio prossimo. Chiunque può prendermi per mano, e sicuramente il primato rimane di Dio insieme alla Vergine Maria, ma chiunque vuole mi può prendere per mano e così consentirmi di proseguire il cammino e
e così vivere, insomma, pienamente a 360 gradi, perché se non fosse per il mio prossimo, la mia vita si fermerebbe. A chi si rivolge il libro? O per meglio dire, chi vorrebbe che leggesse questa testimonianza? Insomma, credo che possa arrivare a tutti quanti. È scritto molto, molto semplicemente. Come ho detto prima, ho prestato la mano e più cuore possibili. Ecco, la casa editrice ieri è uscita con una frase molto, molto bella che ha colpito. Lo si trova nella loro pagina Facebook e l'hanno definito un libro che fa bene al cuore. E allora, se è vero che fa bene al cuore, io tengo a dire che i miei proventi saranno interamente devoluti in beneficenza, perché se è vero che fa bene al cuore, bisogna fare qualcosa di concreto anche per il prossimo che è in difficoltà. Che bello davvero tutto quello che ci sta dicendo e con questo sorriso, con questa gioia che emerge, esce dal cuore e si rivolge a tutti noi. Io vorrei fermarmi ancora a parlare di questa esperienza, proprio perché può essere un tramite per tanti che magari vivono situazioni di difficoltà, di dolore appunto, e che non hanno avuto Sì, questa sì, sì. grazia ancora di leggere il tutto nel contesto del disegno di Dio che porta a ben altro. Ecco, a queste persone che magari in questo momento sono in difficoltà, vivono queste situazioni di buio, ecco, cosa si sente di dire loro? Guardi, io veramente non ho nulla da insegnare a nessuno se non condividere la mia esperienza. Posso dire che la vita va vissuta in qualsiasi forma e va accolta così com'è, perché è veramente dono di Dio. E con questo davvero dicendo grazie per le parole che ci ha regalato, magari A ecco, voi. mi riprometto di poter tornare a parlare con lei in futuro di questi temi legati comunque anche in generale alla stessa disabilità, un tema sempre molto delicato, che vogliamo Ah sì. continuare a trattare. Ecco, grazie di cuore e buona Grazie. fortuna per tutto il A resto. voi. A presto. A voi. E noi siamo in conclusione del nostro appuntamento. Rapidamente, non abbiamo tempo per un'agenda più completa, ma voglio ricordarvi che la settimana prossima andremo a vivere un momento importante, una data, quella del 28 luglio, che ci ricorda l'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Ci saranno celebrazioni, ci saranno eventi legati a questa data e sicuramente ne parleremo la settimana prossima. Grazie per l'attenzione, a voi buon proseguimento.